La bellezza! Questo dato indefinibile. Per voi cos'è la bellezza? Come la definireste? Sono bello io? Da sempre si parla di bellezza. Secoli! Nel V secolo avanti Cristo persino Omero parlava di bellezza. Nei poemi omerici Achille veniva definito Kalos kai Agathos. Questo connubio inscindibile tra bellezza e valore, coraggio in battaglia. Come se la bellezza non potesse essere priva di altri valori caratterizzanti l'individuo. Achille era bello, era forte, era coraggioso, sprezzante del pericolo. Parlava la propria lingua in maniera impeccabile, era anche fluido nel parlare. Chiamavano gli altri popoli con il nome di barbari, a mo' di presa in giro, barbar, perché loro quando parlavano balbettavano e li prendevano un po' per culo. Omero, che tra l'altro non è il nome vero dell'autore dei poemi omerici. Omero in greco significa Omeros, colui che non vede, perché si pensava che fosse cieco, ma nessuno ha mai capito chi fosse effettivamente l'autore dei poemi omerici. Ma che cos'è questa bellezza? Che cos'è? Mamma mia quanto ci ho pensato per trovare una definizione, ragazzi. Ma la so fatta una mezza idea. La bellezza è un rapporto tra noi stessi e ciò che un contesto o una persona ci trasmettono. Quella è la bellezza. E quando si parla di qualcosa che viene trasmesso, si parla di qualcosa che deve nascere dal valore intrinseco della persona. Non soltanto da due tette e un culo. Sono due cose differenti. Non serve a nulla essere un soprammobile, bello o ricco. Bisogna attivarsi. Tutti possiamo essere belli o bellissimi. La tua bellezza non dipende da una fotografia, ma dipende da una tua scelta consapevole, da quanto ti attivi per risultare bello. Ma veniamo ad oggi! Ho come l'impressione che tendenzialmente le persone caratterizzate da un forte tratto di bellezza tendano ad essere leggermente più spente. Direi quasi a cambiare questo binomio greco antico del kalos kai agathos, come se fossero kalos kai adunatos, che è l'inverso, belli, belle e inetti. Magari mi sbaglio, forse mi sbaglio, non lo so, ma è come se coloro che puntano parecchio sulla bellezza, coloro che veramente, fin da bimbi, ricevono complimenti sul loro aspetto fisico, crescendo, si addormentino. Beh, non me ne vogliano coloro che sono belli o bellissimi. Il discorso è generico, è tendenziale, non può essere riferito a tutti, logicamente. I più grandi comici sono tutti brutti. Io non ho mai visto un comico fotomodello. Tutti un po' difettosi, un po' scarcassatelli, qua breccolone, eppure fanno sorridere, hanno contenuti, direi hanno valore. Per far sorridere le persone occorre davvero intelligenza. Regalare una risata è qualcosa di magnifico, penso sia il dono più semplice ma immenso nello stesso tempo. Ma la grande domanda è: quanto è bello essere belli? È bello, ragazzi, immaginatevi un attimo. Io ogni tanto ve lo immagino, no? Che bello se fossi con l'occhio blu, la bocca carnosa a cuoricino, carnagione bronzé, bello slanciato, alto 2 metri, dovunque avrei l'occhio addosso. Se dovessi chiedere qualcosa a qualcuno, sarebbero tutti meglio predisposti. Ma se ci pensi è una cosa bella, è fantastico. E io mi ricordo ancora, quando ero bambino, piccolo, avevo avuto 13, 14 anni, 15, a salire, in un contesto di amici, per andare a una cena, arriva lei, la strafiga per eccellenza, arriva, bloccate, fermate, aspetta. Ciao cara, come va? Lo stesso dicasi per il genere maschile, la bellezza. Però lì ho iniziato a pensare, no? Io arrivo in un posto e mi si incula nessuno. Cioè sì, tranquillo, così. Arrivavo, ciao, ciao, tutto a posto. Dico, ma com'è possibile? Io devo fare qualcosa. Io voglio avere carisma sociale. Io voglio che le persone mi salutino con un sorriso e col desiderio di incontrarmi. A un certo punto, un giorno, appuntamento con amici, arrivo là, pio la rincorsa da 100 metri, comincio a correre, faccio un salto, oh, bella raga!
Ma che ha fatto? E ti sei drogato? Una figuraccia! Però da quel giorno qualcosa cambiò. Era il mattarello della situazione. E quando arrivavo così con amici e appuntamenti, bene o male vedevo che ci stava nei loro occhi il gradimento di vedere un matto. La sensazione positiva. In un momento magari di piattume sociale. Ed è qui che ho cominciato a ragionare. Ma allora la cosa più opportuna da fare è quella di attivarsi per strappare un sorriso, per strappare una sensazione di empatia condivisa. Lo stesso vale per chi vuole ostentare necessariamente un potere economico. Arriva con la Lamborghini Murcielago 2018, 750 cavalli, si mette lì, sta fermo perché sa che ha credito negli altri. La consapevolezza di avere credito verso gli altri, vuoi perché hai potere economico, vuoi perché sei strabello, non porta risultati. Porta occhi sterili che ti guardano, ma perdi di valore. Non generi la piacevolezza che può generare invece una persona che fin da piccolo non è abituato a 250.000 complimenti e deve attivarsi sviluppando doti. È come se l'apparenza avesse sostituito il valore della persona. Sui social, su Instagram, foto su foto su foto, sulle barche, foto di lusso, vacanze paradisiache, quelle prevalgono. Ma il valore della persona dove sta? E allora è questo il messaggio di questo stupido video. È dire a tutti, chiunque tu sia, non dimenticare mai che donare un sorriso attraverso un meccanismo di simpatia, donare empatia, dimostrare vicinanza, è qualcosa di meraviglioso. Non dobbiamo impostare soltanto la nostra socialità sulla base dell'apparire perché abbiamo credito, perché siamo belli o ricchi. Detto questo, ragazzi, a me non resta che mostrarvi la mia di bellezza, che obiettivamente è ampiamente superiore a tutti gli altri. Allora, se permettete, aspettate che mi spoglio. Voglio dire, raga, ma che c'ho paragoni con qualcuno, raga?